Astolfo, cugino di Orlando e di Rinaldo, è il cavaliere che nel poema di Ariosto compie una serie di viaggi in giro per il mondo. Lo ha percorso da nord a sud, da oriente a occidente, anche in groppa al mostro alato dell'Ippogrifo, incontrandovi straordinarie avventure. È l'unico tra i personaggi del poema a non inseguire qualcosa o qualcuno in particolare. Il suo ruolo di eroe solitario è quello di raccogliere i fili dispersi del poema, recuperando, anche grazie alla sua familiarità con gli oggetti magici, ora questo, ora quel cavaliere. Nei canti 33esimo e 34esimo vediamo Astolfo giungere in Etiopia, di cui è re Senapo. Il paladino, mediante il suono del corno magico, scaccia le mostruose arpie che tormentano il re e le insegue sino all'entrata di una grotta. Da qui scende nell'inferno. Con l'ippogrifo vola poi sulla vetta del monte del paradiso terrestre. In uno splendido palazzo è accolto amabilmente da San Giovanni Evangelista. Questi gli rivela che Dio ha voluto farlo giungere sin lì per affidargli una missione, quella di salvare Re Carlo dalla sconfitta. San Giovanni gli spiega che Orlando è stato punito da Dio con la perdita del senno perché si è sviato dal giusto cammino, venendo meno ai suoi doveri di difensore della fede per amore di una pagana. Ma ora il periodo di punizione è terminato e il compito di Astolfo è di restituire il senno ad Orlando. Per fare questo occorrerà salire sulla luna, dove si raduna il senno perduto degli uomini sulla terra. San Giovanni stesso conduce Astolfo sul carro del profeta Elia al di là della sfera del fuoco, sin sulla luna.